Si concluderà domani la settimana della Croce Rossa qui a Mazara del Vallo, accanto a me Mariella Quinci, commissario del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Allora, com'è andata questa settimana, l'affluenza, la partecipazione, qual è stata? Allora, la settimana della Croce Rossa è andata benissimo, a differenza dell'anno scorso, abbiamo avuto più cose, quindi in questo contenitore abbiamo messo anche la prevenzione, lo sport, infatti abbiamo fatto il torneo di calcetto con l'ASD Aurora e il Mazara Calcio, abbiamo avuto la prevenzione con il dottore De Pasquale, abbiamo avuto il convegno ieri sera con il professore Allegra sulla fecondazione assistita, abbiamo aperto la settimana della Croce Rossa con il sindaco Leo Lucorlando, il distretto della pesca, l'ambasciatore, che insieme abbiamo dedicato un momento ai migranti che sono morti nel canale di Sicilia. Oltre alla settimana dedicata allo sport, abbiamo anche un giro in barca con i bambini di Sor Paola alla Lega Navale, che ringraziamo tanto per la partecipazione. Io colgo l'occasione per ringraziare tutte le associazioni sportive che ci hanno supportato, ringrazio anche Rotary, ringrazio tutti i volontari uno per uno per avermi sopportato e supportato in questa settimana importante e piena di eventi. L'appuntamento è alla settimana della Croce Rossa 2016. Perfetto, e come definiresti appunto questa settimana? È stata un'altra settimana bellissima perché abbiamo avvicinato i giovani al volontariato. I giovani devono capire che il volontariato è tutto, grazie a loro possiamo fare tanto.